dire. Sì, non ti si legge la chat, però deficiente. No, no. Però almeno non mi fa sopravvivere. Vedo noi, ma non leggo la chat. Vediamo solo me. Noi. Vediamo il not, vediamo. Siete felici? No. Alziamo l'audio, che metti che mi fanno... Ho sbagliato. Metti che mi donano un sacco di euro. Un sacco? Un sacco, così, tanto, così. Così. È triangolare, devo fare io, come faccio? Io faccio. Così. Ti aiuto. Un sacco così. No, devi fare... Facciamo un rombo. Cioè, potete fare. Aiutaci. È già rombo, cosa devi fare? Di fare gli assi, perché bellissimo. Siamo proprio una squadra di beh, come state? Beh, com'è? Buonasera. E stasera un po' così, perché in camera mia in tre non ci stiamo. Perché si è preso il letto enorme. Si sta bene, siamo larghi, siamo. Non c'è più niente da giocare. Volendo c'ho Isaac. Però mi posso mettere a giocare ad Isaac sul Mac? Voi guardate. Era Gianluca, lo so. Sì, mi ricordo, sei quello Gianluca, che c'è la faccia da pirla. Loro mi sentiranno quattro volte questa cosa. Nuovo pensiero, nuovo rinnovo. No, lo sento una volta sola. Non si molla. Non... Sì, grazie mille Gianluca, aspetta che abbassiamo un pelino. Sì, mi ricordo, sei quello Gianluca, che c'è la faccia da pirla. Fastidio. Mandugiar. Miau, 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 miau. Ecco. Bau, 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 bau. Va bene. Tutti simpatici. Grazie mille. Niente, non riusciamo ad andare. Ma Genji, ma c'è Modular prima, vedi? Vedi? Manduyar, è che è un po' distante, leggo male. Adesso c'è Basenji. Sì, mi ricordo. Possiamo giocare con quello che c'è la faccia da pirla. No. No, perché loro non ce li hanno. Ma i capelli sono neri. Abbiamo dei deficienti. Non ho capito. Sì, mi ricordo. Sei una faccia che c'è la capelli sono neri, dice, vedi. Mi ricordo fortemente la faccia. Kizaru, grazie mille a lui. E c'è Gianluca. Aspetta che lo voglio sentire tutto da Giorgio. Questa è casa mia. Entra. Come il crimine. Yes. Come il crimine. Ma comunque ti stavo dicendo che loro non sentono l'audio del desktop. Sentono direttamente l'audio dalle casse, perché così è più pratico. Non si sente otto volte. Wow. Vibra. Il tuo telefono via. Vibra. Non ci sono le donnine. Sì, mi ricordo. Sei quello che dietro c'è ancora il sole, è fake. No, non era diretto. Senza lode, senza infamia. Va bene, Rosy Bindi. Io sono seguito da politici italiani. Sì, mi ricordo. Sei quello bianco che c'è la faccia da pirla. Si è subato da voi di Sica? No, non so se su. Grazie mille, Gnarsaura. E Morrez invece, che dona. Il triangolo, no? Non l'avevo considerato. No? No? Perché era questo il triangolo. Abbiamo fatto anche il rombo, se più di così. Ci manda il triangolo. E dovete stare sotto. Dove vai? Dove ti stai infilando? Metti il braccio così. Facciamo Zelda. Così è un pentagono. Ma scemo. Ma che è un pentagono? Perché sei stupido tu? Mettiti giù. Hai capito? Perché fai di romperti la vita? Perché? È un coglione. Non ce la faccio da qui a fare così. Potremmo giocare a Morracino. Fatta. Sasso, carta o forbice. In tre non si può. Tanto pugni. Non farlo che un po'. Hermes. 4 mesi. 33 minore di pre. Va bene. Ma no, Vertien. Non legge ad alta voce. Vedi, ha fatto 4,99. Che così me lo leggo per i fatti miei. Lo leggo anche io. Ah, vedi? Io non lo so, lo devi dire tu perché hai fatto tu. Io non lo so. Lavorare un po' un culo. Il team genio. Il team genio. No. Non era comunque verde. Non ficcavo. Non so. Zero. Morto. E niente. Allora. Aspetta che non siamo live praticamente. No. Che il wifi fa quel che vuole. Beh. Guarda che in casa mia devo avere questi problemi. Rimane a zero. È finita. Che facciamo? È scrasciato. Che facciamo? No, 45. Allora. Zero. E io non so. 3.000. Ok, 3.000. Sta recuperando tutto in una botta. Ok. Si è ripigliato. Scusateci. Purtroppo il wifi di Fast fa abbastanza schifo. Cosa scrivono? Il mio stacca. Però non c'ho la fibra. E allora cosa serve? E allora fatti gli affaracci tuoi. Siamo nel mio salotto, dove vuoi che siamo? Non sanno.
Non sanno. Che imbarazzo, non sanno. La personalità delle persone. Sì, non avere quelle paresie alle spalle quando ricordo, il gatto a casa di Sarma. Sono a casa mia. Il casa, vedi? Quasi argento, pura. Minore di tre. Bravissimo, bravissimo. E poi c'è Isend. Con la L. Non l'ha mai capito ancora. Io non ho ancora mai capito. Va bene. Mai. Non lo capisce mai. Tornerai. Devo muovere la testa veloce, mi fa male. Se no. Mi fa male tutte le braccia ancora, porca miseria. Mi sbatto un po' a destra e a sinistra. Sì. Giocate ad Arms, ma nella vita vera è fortissimo. Va bene. Iniziamo ad Arms. No. Prendo pugni nella faccia. Non puoi. Spacco la faccia, altro che... Un pugno. Se l'altro aspetta i gules, se non abbiamo visto, cosa hanno fatto? Alberico, cosa ha fatto Alberico di recente? Non lo so, però... Yes. La Blasia ha tradito Totti. Non è confermata questa cosa, perché c'era scritto su chi, però non voleva dire tutto, voleva dire niente. Magari un titolo clickbait. Clickbait, magari. Che non è click. Andiamo, cerchiamo gossip. Gossip, www.gossip. Ah, sì, mi ricordo. Franco Franchi. Che ce la faccia io. Ma perché mi hai cercato Franco Franchi? Franco Franchi, nome d'arte di Francesco Bellinato, è stato un attore, comico, ma me lo devi dire tutto? Tutta Wikipedia. Thank you. Va bene, Destiny News. Freeze the magazine... Number. 3 è il numero magico, ma tu ne hai solamente 2. Ficcanti in abbondanza, minori 3 per lei, gatto, questo ed altro. Grazie mille. Davvero c'è gente che viene... Che cazzo sono, voglio vedere. C'è un bravo di Franco Franchi. Vabbè. Vabbè. Cose. Ciccio Ingrassia. Perché scusa, bisogna fare dei 2. Ciccio Ingrassia. All'anagrafe Francesco Ingrassia è stato un attore, comico e regista italiano. Bravo. Perché molto mi dava fastidio bravo. Che abbiamo cercato uno o l'altro. Bravo. Esatto. Ma è un episodio crossover, sì. Sì. La fine della stagione. Però noi siamo quindi... di più, quindi lui ci incubo. Esatto, grazie, ti ho conosciuto tramite il signor Musa, ma sei meglio a te. Non devi dirlo a me, devi dirlo a Karim. Fai la foto e la mandi. Screen. Perché da me abbiamo vinto la Battle Royals stamane. Perché io ancora l'ho preso da poco. Ragazzi, questo non è un orologio d'oro, è di plasticaccia gialla. Quasi, no? Che la luce è fuorvia. Lo leggi fuorvia. Tu, Sikenezzo, visto che parla di te? Sikenezzo. Guarda, sei il più bellone, noti invece un culo. Tu, gatto, sei veneto. Ah. Tutto corretto, quindi. Ah, diciamo, allora. Sì, mi ricordo. Gatto Kiss. È quello che c'è la faccia da pirla. È tipo un mese che non segue Gatto, mi come? Mancava un casino. Ah già, è vero che è sparito Gatto Kiss, è da un po' che non lo si vedeva. Grazie Gatto Kiss. Hai lavorato Gatto Kiss? Sei stato a volare? Volare con te, volare con me. Ghibot, buonasera gattone, ho appena finito di guardarmi la live di stamattina che mi sono perso causa lavoro. Che nervoso non essermela goduta in diretta. Siete stati grandissimi tu e Karim, ma tu molto di più. Karim fa un po' schifo. Abbondante abbondanza, anche stasera si esce domani, minore di tre. Grazie mille. Sì, ricordo, grazie mille. Che ce la faccio da pirla. E grazie anche a Gianlu Petre. Ma condividimi questo. Ma dai. Buonasera signore. Vi si vuole bene. Questa è colpa tua. Sì, questa è colpa tua. Lo è. Vero. Hai notato un Vikings. Voglio riguardare King Arthur comunque. Per le tre non facciamo niente, ragazzi. Lo facciamo fare all'angolo di fare, se noi facciamo le nostre live regolari. Esatto. Vedrai quando vinceremo noi, disse Eliezer, che fa tanto l'espertone. Vero. Però intanto... No, però intanto... Che... No, però intanto... Tu puoi dire però intanto quanto vuoi. Ma sì. Noi... Sì. Siamo arrivati secondi... Madonna, quante volte. In una volte. Battle Royale da 4 giocatori... Sì. Con Esprit. Noi l'abbiamo vinta, e io ero con Karim. Sì, ma noi eravamo in 3, che equivale a 2, nella Battle Royale da 4. Cosa fai? E siamo arrivati secondi. Non è vero. Abbiamo vinto. Sono delle serie. Cosa fai? Cosa chatti? Chi è? Mi romper le barre. Era un bel fico? Era un fico. È proprio il frutto, però. Noi abbiamo Esprit, infatti, vedi? Liezer scrive, noi abbiamo Esprit. Me ne frega niente. Non posso giocare con Esprit e vincere. Ragazzi, potete... non è colpa mia se voi avete una squadra fatta da merda. Era scritto la donazione. Sì, io ho letto. Sì, era scritto. Sì. Non è colpa mia, ve la siete scelti voi, Esprit. Cioè, è un problema vostro. Avete voluto fare lo schifo. Guarda, come abbiamo già detto, è stata la tua Battle Royale peggiore. Non ci deve abbandonare Serena stasera. Ma ci deve abbandonare? Ma cosa vuol...
Sì, perché fanno sessione gli altri. Fanno sessione. Se. Ci copiano. Se. Ci copiano. Con cap. Con cap. Grazie Karim che avete vinto questa partita. Considera tutte le altre dove le kill le facevo io e poi lui mi diceva non ti vantare che fai come Mark. Che fai come Mark. E perché che non ci sono un sacco. Oggi io non avevo armi e ho trovato due tipi sdraiati, avevo il fucile a pompa. Avevo solamente quello, nessun altro. E nient'altro. Arrivo dalla nebbia, ho nuotato in mezzo alla nebbia, ho corso in mezzo alla nebbia, trovo questi due, li ammazzo entrambi e sono rimasto con tanto così di vita. E ho esultato, non fare come Mark, che porca troia, ho fatto la provata della vita. Ma niente, è bella. Ma è sporca, no? Vabbè. Tu sei sporca. È un po' sporca. Una zanzara, una zanzara. Mangiala. L'hai presa? L'ho presa! Non è vero. Non è mentiva. L'avevo presa. Non è mentina. C'è un teschio di un... Leprechaun. No. Quasi. Loro hanno Esprit, ma in realtà hai vinto l'ospite della live, sei morto 30 posizioni prima. No, non è vero che sono morto male. Comunque sono morto in mezzo al fuoco incrociato e comunque ho ammazzato uno con il pompa in quella partita e sono sopravvissuto a una granata. Facciamo qualcosa anche a Giorgio, vai. Visto che passo una volta al mese. Dai. Moro, non dimenticarti che lo so che ti dimentichi, non farlo è. Minore di 14. Ma che cosa mi ha confuso? Gli devi scrivere, gli devi. Exime. Ma buonasera, Gattone Morelli in Inottolo, grazie mille. Grazie. Te fai il cognome, se non incontro un cazzo proprio. Ma perché no? Perché mi rispettano. Non è vero. Exime mi rispetta. Non è vero. Ah, sì, Eagle no, JJ. Che c'è la faccia da Abrams. Pirla. Due mesi. Abrams. C'è qualcosa che gira nel lampadario. Sì, lampadario con lo spinner. C'ha la ventola. Lo spinner. La e quindi loro sono delle seghe. Ah, sì, mi ricordo. Sei quello biondo che c'è la faccia da prima. Rock rocks. Bravo. Bravi. Sono bravo a leggere. Come le ciabatte, come si chiamano? Le croc rocks, non c'entra niente. Però sì, va bene. Rock rocks. Insomma, guarda, è quello. Lampalspino. Tutte le mie provate che faccio le mattine da solo. Anche. Potrei andare a prendere i dadi. No, sai che macello. Mi vado a prendere, se volete. Non c'ho voglia. Non mai. Che vai a prendere non mai. Non c'ho voglia. Non c'ho voglia. Da andare con lo spinner, sì. C'è anche il ma c'è qualcuno che flirta? Che me lo sono perso. Non lo so. Questi ruolano, io mi gratto le spalle come Korn. Eh sì, per lui sarà è una testa di cazzo. Perché Korn sì. Non ruola. Korn è un testa di cazzo. Va bene. C'è lì che lui tutto il tempo che fa così. Così, esatto. Non sta pensando. Bravi. Bravi. Sono proprio... Cos'è quel coso? Il Twitch d'oro? Twitch RPG. Va bene. No. Ok. Non prendere provarci. Beh, posso. Sì. Devi tirare i dadi prima di farlo. Esatto. Però non ce li ha, quindi un casino. Non possiamo più alzarci. Andrei Trieste, chiaramente. Cioè, non bisogna neanche... Dai. 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 Che domanda del cazzo era? La domanda del cazzo. Un gioco da se... No. Con le carte leccate sulla poi che schifo. Poi dopo c'è un mazzo di carte tutto slinguato. Tutto il mazzo? Sì, sì. Bello. Ma c'era bisogno di spammare quelle moto abbastanza brutte? No. Ma un'altra domanda del cazzo. Ma scusa, non siete diventati stupidi nel giro di due secondi o cosa? Mi sono perso perché siete tutti e tre insieme. Chi sta dietro chi? Bisogna sapere come il tresume. Io. Primo. Cosa? Dietro. Quindi tu davanti. No, io primo dietro. È primo e davanti. Va bene. Io dietro. Sto sopra. E io un po' di lato. Così. Così. Sì, sì, siamo prontissimi. Domani si Gardaland. Eh sì. Tra l'altro, Gardaland apre le... Scusami, Gardaland apre le 10. Posso. Gardaland apre le 10. Noi dovremmo partire molto prima. Eh sì, un'oretta ci vuole. Però quanto ci vuole dalla navetta con la navetta da la minima media sono 10 km ci vorrà 15 minuti 15-20 minuti sì. Boh. Tra l'altro io non ho stampato il biglietto. Dai, per farmi scusare che stasera non vi seguo, vi faccio una donazione, fate un euro a testa. Ma questo vedi, il karma, questo è il karma. Chi è? Cosa si...
Vabbè. Perché fa, ma veramente sto leggendo delle puttanate in chat. Non devi leggerle quelle. Hai ragione. Attenzione, qui arrivano dei commenti interessanti per il signor Rainotte. Cosa? La navetta ci mette 15-20 minuti, però Climbdates non sai da dove partiamo. Infatti, quindi una navetta... Una navetta ci mette il tempo medio di 15-20 esatto. minuti. Partendo da Castel Sant'Angelo... Oblivion l'aspetta. No, non lo faccio. Non lo faccio. Io penso proverò quasi tutto. Sto ad Dublino al freddo e godo a vedervi sudare fortissimo. Bastardo. Sì, no, love you. Beh, noi stiamo bene comunque. No, grazie, Wasabi. Ciuppa, Wasabi. Ah, Perfell. Sei quello bianco che c'è la faccia da pirla. Perfell. Anche Giorgio sa che te è il numero perfetto. Ah. giustamente. Ah, sì, mi ricordo. Matt Morris non dice niente, ma rinnova per 3 mesi, diventa bronzo. Bronzo. Bravo. Bronzino. Anche i not sa. Sì che so. Non lo sapevo. Lui no, lui è ignorante, guardalo. Tutte le navette per andare ovunque ci mettono 15-20 minuti. Tokyo Roma, una navetta, 15-20 minuti. Comodo. Però costa un sacco di soldi. Tokyo Roma, ci... ti ho visto. Sì che mi si vede. Si vede. Tokyo Roma, 15-20 minuti, ma 10.000 euro. Sì. E allora... Notizia su Deliver Us the Moon, ma quello lo fa Karim. Qual era Deliver Us the Moon? Quello in cui sei sulla luna? No, quello che ci devi andare sulla luna. Non è quello che sei già sulla luna nella stazione e hai il tuo robottino che fa cose e te lo devi portare indietro e fare puzzle. E però forse è quello. Non mi ricordo. Ma come quello là che dub è un figo, scusa? Quindi ma io quello là? Quale dei due? Io. Anche lui l'ha fatto. Ma io l'ho fatto molte più volte. Non si vede. Lo so, però l'ha fatto lui anche. Quindi non si può sapere chi dei sono due. Sono chiaramente io, cioè, che non si può sapere. O magari è un'offesa, come si sente figo uno da dubbare. Detto quello lì, mi ha detto. Cioè, quello lì cosa fa da... Perché... Che schifo. Guarda. Beh, in realtà il salvo l'ho fatto ore e ore fa. Che non l'ha più fatto, ho capito, se non l'ha più fatto è colpa mia, che domandate a lui, era sua la giocata. Il più figo è quello con le scarpe rosse, parlano di te. Ma non è me, ho le scarpe rosse. Corvo sa il colore come delle fai? Tue scarpe. Come fa a sapere? Ha inserti rossi, non sono rosse. Beh, no, sono le scarpe rosse. Ah no, anche no. Io ho le scarpe rosse. Ora vado a prendere le mie scarpe. Ma no, che puzzano, lasciale lì. Puzza. Però sono nere, bianche e hanno una striscia rossa. Le mie sono rosse e bianche invece. Quindi parlava di me, Corvo. Ho finalmente fatto prima e dono la suba lei, gatto. Grazie mille, Melman. Vedi, io ho anche gli animali. Oddio, c'è una testa prossima su in Gardaland. Non penso. Spero di nel Brucomela forse sì. Nel Brucomela sì. Vabbè, in Brucomela non ci andrò. Nel Brucomela, nel Brucomela andiamo e ci riprendiamo di nascosto come l'anno scorso. Sì. Tutti stai... Cos'è? E tanto mi porto via anche la pistoletta per la telecamera, così posso anche fare così e non mi cade mai. No, e se mi cade sono soldi buttati, tantissimi soldi buttati. Cosa c'è scritto? Niente. Lo solo devo vedere. Perché c'è lei. Che fa le, non le ripetizioni, però va dei bambini. E quando fanno, c'è un bambino che quando fa bene gli esercizi di matematica dabba. Ok. E gli ho detto, questo qui cresce un po' male. Un po' male. Questi no, youtubers. No, ma fa bene invece, festeggia quando fa l'esercizio. Esatto. Quindi vuol dire che lui è invogliato di più degli altri bambini a fare gli esercizi è bene. Vero, perché vuole dabbare dopo. Esatto. Quindi così... Devo e invece devi studiare, lui studia un casino e poi dopo dabba come la messa alla laurea. È un momento catartico. Quando sei passato, sono passatissimo, sono zio, tutto pazzo. È un medico. Ogni volta che fa un'operazione a cuore aperto, finisce l'operazione e deve cucire, mette l'ago. Poi va dai parenti, tira il filo così. Va dai parenti, l'abbiamo salvato. E anche i parenti. Con tutta l'entourage. Sì, sì. Tutti i medici messi.
È vero. Sono più almeno fresco. Sono molto felice del fresco. Anch'io. Io dobberò la laurea, tanto non devo neanche discutere. E allora via, giusto. Ci ho sentito, sai? Cosa ti ho sentito? Non ho fatto niente. Dottor House che dabba. Eh sì, domani festeggio il mio compleanno un mese prima. Così porta sfortuna. Tantissimo, perché lo registro, però visto che sono furbo, domani registro la mia festa di festa, cioè registro il mio Gardaland di compleanno, e poi esce il giorno del mio compleanno il video. È geniale. Bravo. Beh sì, non puoi. Devi far così. Ma no, hanno detto che sul Blu Tornado l'altezza massima è 1,90 m. Non posso farlo. Di poco. Magari se ti, centimetri. Se ti abbombi un attimo. Così devo stare in montagna russa, sono così. No, devi tenere sulle ginocchia. O ti facciamo sedere davanti. Sto mangiando, non disturbate per favore, va bene. Scusa, devo chiudere. Esatto. Buon compleanno. A te! Aspetta, c'è una domanda che non ho capito. Com'è andata con Outcut? Vado a vedere. Che fastidio, perché vai a vedere? Voglio vedere la chat. Quindi fatti. L'hai letta? Brava. No! Sì, bravissimo a switchare. L'hai letta. Wow, che Mac. Wow. E ha fatto 16.000, ho così così. Ho del gatto adesso. Mamma mia. Non ci sono tutti. Non ci sono. E non me ne sbatte neanche un cazzo, comunque, anche se è lì. Dai, leggiamo la chat così. Dai. Anche con lo zoom del telefono. Gatto, la voglio conoscere, vieni a Roma che ti do il benvenuto e ti recupero. Io a Roma ci sono stato. Quindi siamo noi il trio adesso. Facciamo i mails. Per me va bene. Fatta. Il problema è che lì c'è il canale, tu non ce l'hai il canale. Patto Foros. È vero che c'è il canale, però non è di gaming. Non puoi. Facciamo il patto Foros. Patto Foros. Foros. Sul gioco. Allora, challenge. Patto Soros. Vai. Perché lo devo costruire nel mentre, quindi lasciami pensare. Rosso. È rosso. E allora ci penso un po' di più. Un po' di più quanto? Ci penso molto, ci penso. Ok. Ok, si sta riprendendo? No. Beh. Adesso si riprende, aspetta. Eccolo. Ok. A posto. No. Sì. Palle, ma perché deve fare schifo il wifi? No. Spiegami. Sì. Ok. Sì. Vabbè, ci siamo. Scusate che va un po' così. Patto Foris. Patto Soros. Allora, tu hai... Non vogliono fartelo dire. Ok. Okay, allora, tu hai a disposizione qualunque svapo, qualunque sapore, come si chiamano? Qualunque liquido gratuitamente. Cioè, gratis, ne puoi avere tantissimi all'infinito. Però la tua sigaretta elettronica ha un'autonomia di 20 minuti. Tantissimo. 20 minuti, cioè un tiro dura un secondo. No, 20 minuti, cioè, da quando la stacchi. Da quando porti in giro un power non bank. Puoi portartelo in giro. Hai capito? Allora è quello che ti dico. Tu hai un'autonomia dal primo svapo ai 20 minuti. No? Che cazzo ci fa? Devo ricaricare, ci vogliono 3 ore per caricare le batterie. Allora patto forte. E la carica dura un'ora e basta. No, comunque, se la carica dura 5 minuti va bene. No, troppo. Allora non ci faccio un caso. Tutti i liquidi gratis. Ho capito, ma se non li posso svappare... Li puoi svappare, però ma con casa. Ma me li infilo nel dere. Va bene. Cioè, tu cosa vuoi proporre? Allora, hai la possibilità di teletrasportarti? Sì. Ma tra un teletrasporto e l'altro devi aspettare il tempo che dovresti fare per arrivare. No. Perché no? Beh, vabbè, anzi sì. Sì, perché è gratuito, perché non dovrei.
Te lo devi aspettare. Ma scusa, non importa. Immobile. Cioè, cioè, aspettare come mi posso sedere in divano, sto lì, aspetto. Cioè, nel senso, il teletrasporto... Cioè, come funziona? Oppure io sono in viaggio volante da qualche parte. Cioè, mentre aspetto, cosa sto facendo? No, arrivi cioè, e poi sei stanco. E quindi... Cosa c'entra? Sì, fermo. Però arrivi subito. Cioè, arrivo subito e dormo. Arrivi subito e poi sì, dormi per due ore. Mi prenoto l'albergo prima e via. Fatto. Bello. Arrivo lì, check-in. Oppure puoi teletrasportarti dove ti pare, quante volte ti pare, tutto. Ma? Però ogni volta che arrivi da un teletrasporto non ti funzionano le gambe per due ore. Va bene. Cioè, cosa vuol dire che non mi funzionano però? Che non dalla me vita sento, in giù non spariscono. No, se non te, sono molli. Ho capito, ma posso adoperarmi, tipo, teletrasportarmi insieme a una sedia a rotelle? O arrivo in pianto la faccia? Solo con le stampelle puoi. Me le posso portare però? Sì, però vabbè, le stampelle, non la sedia a rotelle. E non importa, almeno scusa, non arrivo in pianto la faccia. Con le gambe molli è difficilissimo con le stampelle. Nel momento in cui ho le gambe molli e non mi funzionano, posso riutilizzare il teletrasporto? E poi si accumula però. Eh beh sì. Due ore ogni volta. Diventano quattro ore poi, se la distruggi subito. Beh, però bello, dai. Va bene, al misodium, poi me lo leggo. Perché no? Eh no, la sedia a rotelle non si può usare. Puoi fermare il tempo, ma ogni volta che lo fai rimani frizzato per tre volte il tempo che hai fermato. Ma no, ma non ha senso. No. Ma non funzionano così, ci deve essere il vantaggio nella cosa. Beh, però puoi frizzare il tempo. Denaro. Quelli col denaro vuoi uno dove guadagni dei soldi? Sì. Allora, andiamo sul basso. 1000 euro al mese e non puoi più mettere gli occhiali. Non ci vedo un cazzo però, scusa. Però è 1000 euro al mese. Metto le lenti a contatto. Sì. Va bene. Perché non lo fai già? Perché non 1000 euro al mese mi fanno cagare le lenti a contatto. Però per 1000 euro al mese me le metterei le lenti a contatto. Va bene. Mi farei anche l'operazione al laser, per dire. E non puoi. E come? E no. E se no non ti do 1000 euro al mese. Non è che quelli da sole? No. Non graduati? No. Nessun tipo di occhiali. Nessun tipo di occhiali. Ah, non è che quelli da sole, ricordo, per dire. Cioè, vuoi fare su monocolo? No. Dai, monocolo. Per 500 ti arrivano quel mese lì. Sicuro, grazie mille. Con 500 posso usare il monocolo, beh. Ne uso due, 250 euro. Zero. Devo stare sempre così per tenerli. Zero. Palle. Pensavo fosse esponenziale. Ti rovini gli occhi con le lenti a contatto. Per 1000 euro al mese, che cazzo me ne frego, va. Allora, sempre per 1000 euro al mese. 1000 euro al mese. Devi sempre andare in giro in infradito. Fatta. Anche in inverno, senza calzini. Sempre. No. In inverno, fanculo. Cosa mi dovrei anche mettere? Anche mentre dormi, con l'infradito sempre. Sempre, non le puoi togliere proprio. No. Io mi aspettavo un sì. No, faccio freddo. Guarda, 2000. Si staccano le dita. Ma si staccano le dita dopo un po'? Forza il cazzo, che si stacca. Se fa freddo, sei nella neve. Scusami. Con l'infradito. Ma non c'è andare? E vabbè, ma metti che devo andare a uscire da casa? 2000 euro al mese? Stai a casa? L'infradito anche per 50 euro al mese, no. No. L'estate sì, fa un culo. Ma in estate sono perennemente in infradito. Ma anche quando alle scene di gala. Alla cena di gala tutto elegante, però in infradito. Con il papillon. Sul dito. Sul dito, perché sono in infradito, porca puttana. Come che schifo l'infradito? A me fa un cagare l'infradito. Con la ciabatta, con la... Ma poi si rompono. No, sono infradito magiche, chiaramente. Con la fascia sopra che ti parte il piede sempre in avanti. Tanto che l'infradito dopo un po' che le usi si stacca e si aprono, fanno così. Sbato, ne compro altre 5 paia. Eh sì. 50 euro al mese per non portare mai più l'orologio. Sono 50. Sì, è una stronzata, cosa vuol dire non portare più l'orologio? Scusa. Però posso guardare dal cellulare. Fallo. Puoi guardare dal cellulare. Fallo. Allora va bene, dai. Fallo. Allora va bene. No. Merdone. Che vuoi? Perché c'è il Apple Watch. Sono 21:31. Sono molto contento. Eh sì.
Cosa c'è che... Ma guarda te. Vabbè. Ma da Mubot ti sei fatto buttare via. Per 500 euro al mese resti completamente pelato. 500 euro al mese completamente pelato. Senza capelli non avrei successo. Ma scusami, ma come funziona? Cioè, avrei capelli cortissimi, rasati? No, permanentemente pelati. Lucidi. Glabro. Diventi praticamente. Povero nerd. Dovrei provare a vedere. Posso fare un periodo di prova? Poi dopo mi ricrescono istantaneamente, se dopo il periodo di prova non mi va bene. No, istantaneamente no. Ti ricominciano a crescere. No, allora no. Vabbè, mandami i soldi. Che palle, Gabriel. No, Mr. Kug. No, ma questi Maro sono banali. Marogio no. Ma non capite. Non... Lo scazzo. Marogio, 500 euro al mese per rasarti la barba tutti i giorni. Allora. No. Mi sparo piuttosto. 1500. Però al posto delle mani. Cosa mi viene fuori? Ai piedi. Al posto dei piedi hai le mani. No. Al posto delle mani hai degli altri piedi. Però più piccolini. No? Cioè non grandi quanto i tuoi piedi. Mm. Sono dei piedi più piccolini. Comunque prensi. Quanto, scusa? 1500. No, 1500 per un difetto così grave. Sì. Scusa. E allora... Anche perché poi come faccio a mangiare? Allora facciamo così. 1500. Con l'alluce. 1500 e eliminiamo i pollici opponibili. Niente pollici opponibili? Ci diventano delle dita normali. Vabbè, scusa, tutto da una parte. Campano tanto bene. Ce l'hanno i pollici opponibili. Sì. Quindi solo così, quindi. Una volta non ce l'avevano. Sì. E anche il pollice però. Cioè non lo perdi... Però diventa come le altre dita. Ti dico, ti pago euro al mese per rimanere sempre fisso col Dan. Così. Esattamente. 1500. Allora. Non puoi suonare il pianoforte. No, il pianoforte no, però posso scrivere. Posso fare i giochi. Non posso giocarci. No. Perché è difficile tenere. Su PC sì. Su PC no. Il mouse sì. Vabbè, non puoi saltare però. No, l'indice ti abitui. Beh, in realtà, cioè, se il pollice è girato, sì. Magari ce la puoi fare. Devi fare così. No, ma ce l'hai il pollice. Non è che puoi fare... Non è, puoi che, fare non è messo così, è messo come gli altri. Come, tu immagini così. Puoi solo fare questo. No, ce l'hai così, vedi? Che fastidio. Proprio indietro, no? Certo, perché è il pollice. Allora, magari ci arriva più indietro. Ci arriva meglio, anzi. Fatta. Ma non capite, cosa vuol dire 100 euro al mese dipingi un quadro con il naso? Non vuol dire che, perché dovrei accettare? Ecco, vedi, quello è già più interessante. 500 euro al mese, ma starnutisci ogni 10 minuti. No. Cioè, togliendo la parte del dab, che non ha senso. No, ogni 10 minuti no. Anche sì, durante... Anche un million dollar sbat della Rooster Teeth. Quello qua è una sorta di patto Soros, ma ne ho fatti di... Minchia, sì. Il discorso non sto capendo. Io non so il francese, come funziona? Puoi entrare in qualunque negozio di elettronica e avere qualunque cosa gratuitamente. Però non è l'elettricità. Però la puoi portare via. No, la puoi portare via. Ah, però... mi ricordo, sei quello che c'è la faccia da prima. No, legge Giorgio. Io dico 5.000 euro al mese, ma devi far uscire video sul canale con la qualità attuale almeno una volta al giorno. Ostia. Ma sono bronzo non più minore di 3, perciò. Ma anche sì. Anche sì. 5.000 euro al mese. Faccio solo quello. Sì. Smetto le live. Sì. Però se poi sono fissi 5.000 euro al mese. E mi aggiungo anche quelli di video. No, però se sono fissi 5.000 euro al mese. Sì. Poi dopo... No, perché ha detto che c'è un fattore qualità. Ti devi impegnare tu a fare di sì. La qualità. Proprio se sono 5.000 euro fissi al mese, dopo... Cioè, non può salire, dice. Non li fai più... Dici, vabbè, diventa... tanto li prendo... Ma te li tolgono poi. So. Comunque, ti stavo dicendo. Negozio di elettronica, qualunque cosa gratis. Però lo devi portare via a cavallo. Ma a cavallo nel senso che deve stare con te sopra il cavallo? No. O puoi avere un carretto trainato? No, tu sei sopra il cavallo, stai cavalcando il cavallo e ti devi portare via il plasma da 50 pollici.
Vabbè, ma non lo faccio spedire a casa? No, no. Perché ti costa farlo spedire a casa? Lo paghi il televisore e anche la spedizione per farlo spedire a casa. Vabbè, quelle lì le pago, le altre robe mi porto via un botto, le vendo, ci faccio i soldi per pagarmi, esatto, il televisore. Però considera che non puoi andarci con lo zaino, tu, cioè, sei tu senza tasche sopra il cavallo. Culo, mi prendo 7 iPhone, me li porto a cavallo. Eh sì. Quindi rivendo, si compra un televisore con l'esperienza, ho trovato la falla. Fatta. Fatta. Adesso me lo fai. Fatta. Proprio quando cadi da cavallo muori, guarda. Perché? Perché c'è questo terrore dei cavalli? Tu? Pericolosissimi. Vero. Ci mettono il ferro sulle zampe, vaffanculo. 1375 euro al mese, ma diventi tua sorella. Per te sarebbe facile, visto che non cambia niente. Non è vero. È uguale. Ma non è vero. Nati pure lo stesso giorno. Chi è nato prima? Lei. Pff, pure il minore ci abbiamo. Possiamo sostituirlo? No, aspetta. No, al contrario. Lo sai, okay, no, che poi quindi gemelli funziona che se... Non mi ricordo. Se uno esce prima, io sono quello, più, quello vecchio. Più piccolo. E infatti, io sono il più vecchio. Non ho capito perché. È come un tunnel. No, non ho capito. Non ha senso. È come un tunnel. Quello che arriva prima è uscito prima. No. Sì, non è che esco dalla bocca. Come funziona? No, infatti quello che esce prima è il più vecchio. Eh no. Perché il primo ad uscire, dici, il primo che inizia ad uscire... Pensa a una strada a senso chiuso con due macchine. Entra la prima, entra la seconda, la prima non può uscire finché la seconda non esce. Ok, però sei comunque il più vecchio. Sì. Allora, non ho capito. Sono più vecchio, sì. Non so, vabbè, comunque cosa diceva Shablabla? Salve signor Gatto, le dono queste corone essendo d'ora in Danimarca per lavoro, con una media dei 14 ore al giorno in cantiere. Ostia, è un miracolo che io riesca a seguirla almeno 20 minuti. Un bacino anche ai termos. No. Io non te lo do e non te lo do neanche a te. Dai, però allora vi ringrazio. Tu mi euro al mese, mi ha respirato solo Elio. E muori, scusa. Sì. Allora, puoi avere, posso avere uno stipendio normale, ok, 1.500, anche altino, 2.000 euro, ok, però ti viene dato in una valuta straniera, sempre, a prescindere da dove vai, cioè tu puoi viaggiare per il mondo quanto vuoi, però ogni volta che arrivi in un certo posto tu hai una valuta straniera. Ok. Ad esempio, se in Italia ti danno i rubli, okay, per il valore di 2000 euro, chiaramente, non è che prendi un'inculata al cambio, non ci sono più, cosa c'è? Ci sono ancora i rubli. Ci sono i rubli. Sono dollari canadesi uguali, però non è che ti inculano nel senso col cambio, okay. Il cambio sono sempre, però tu vai in giro bene con questi. Dove devo firmare? Tanto vado a cambiarli e ce li ho. Su e PayPal, no, e no, su PayPal. Aspetta, e no, non li puoi andare a cambiare, te li danno cash, eh? E tu li devi far accettare la gente. Non li accetta la gente, ah, cosa vuol dire? Sì, mi ricordo, sei quella pianta che ce la faccia da pirla. Però sarebbe scema, che cosa vuol dire? E mi faccio anche di bronzo, pure, già che ci sono. Pure. Come siamo esosi questa sera. Così cribio. E tu devi convincere la gente ad accettare i tuoi soldi. E sta lì la sfida, perché se no, cazzo vado a cambiarli, Rupie dall'India, da Zelda. Il rublo la moneta corrente russa, sei proprio ignorante. Tipo anche 2000 euro al mese, 2000. Ma tutta la musica che puoi sentire è al contrario. Teoricamente li metti in banca e chi accetta, poi paghi tutto col bancomat. Eh? Quello di prima, li metti in banca e li accetta. Li accetta. E no, poi paghi tutto col bancomat. No, che cazzo dici? Perché no? Sì. No, tu puoi andare, cioè in banca non ti accettano i rubli. Perché no? Ti fanno loro il cambio. In banca? Sì. Sei sicuro? Sì, puoi fare il cambio alla banca. È come se su PayPal ti arrivano i soldi. Sì, mi ricordo, in dollari. Non so più se in banca. Capruomo. Avegatto e i suoi allegri compagni. Grazie mille. No, ma comunque non devi andare in un posto dove te li cambiano. Li devono proprio accettare. Dice, vai a comprare il pane e gli dai 7.000 rubli, che saranno 3 euro, non so quanto lo valgono. Il rublo è la valuta corrente di Vitas. Basta. Quella era Carmencita. Carmencita. No, 2000 euro al mese giocare solo a Dark Souls 2. No, e non puoi più vedere a colori. No, vedere a colori è troppo bello.
Puoi vedere, no, l'ho fatto lui prima. Puoi vedere attraverso i muri. E perché non vedi più i muri? Basta, appunto, è finita. Va non bene. Hai il naso. È perché ci ho sbattuto talmente tante volte che non li vedo. Esatto. Ma fumando posso decidere, naturalmente. Sì, un superpotere che lo... puoi decidere anche fino a un limite di 3 muri, di qualunque spessore siano. Però hai 3 muri, di... cioè, da qui vedi il mio bagno. In pratica, però senza naso, però non hai il naso. Cazzo, però un super potere, potrei fare il supereroe. Sì, bel Dio, eh sì. Potresti avvisare che cosa? Guarda, uno sta morendo, sta rubando. Potrei andare nei servizi segreti a vedere tutto. Ah, ma se vuoi fai la spia, eh sì, sì. Però senza naso, però senza naso, però senza naso, nel senso proprio... quindi non ce l'hai. Ma proprio tappato. Ma non come Voldemort, proprio non, non, proprio non c'è, non non c'è i buchi. Non c'è niente. Io non sento neanche gli odori. Eh no. I sapori. Li senti. Non ci sapono. È una magia, li senti. Cioè, l'unica cosa che ti manca è non hai il naso, però gli odori li senti. Tutto quanto. Metto gli occhiali quelli col naso e baffi. Salute, che paura. Grazie. Io metto gli occhiali col naso e baffi e sono a posto. Esatto. Ah, sì, mi ricordo. Ma come fai a mettere gli occhiali col naso e baffi? La toga. Aspetta, Marco Redde, 2000 euro al mese? 50 parole al giorno. 50 parole al giorno per 2000 euro al mese? L'avevi già fatta tu questa cosa. L'avevo già fatta io. E 50 parole al giorno sono poche. Come le faccio le live? Come le diverto? Dicevo, se non c'ho il naso non posso neanche mettere gli occhiali in casino. No, vedetelo con lo scotch. Cioè, vedo dietro i muri ma non vedo non c'ho gli occhiali. Vabbè, ma anche quello lì è un difetto che ti si risolve chiaramente. Con la super vista ci vedi anche bene. Non c'è bisogno. C'è uno che secondo me è easy peasy. Hai tutti sì. I soldi che vuoi ma morirai entro un anno. Ma no. Fammelo 60 anni. Così presto? Sì, non ho grandi aspettative di vita. Dici già così, se arrivo, poi... vuol dire che arrivo sicuro a 60 anni. Però come sta andando adesso? E se avrai una vita... 2000 euro al mese ma diventi femmina. Va bene. Io no. Mi piace fare la pipì da in piedi effettivamente, non voglio partorire, quindi no. Ma nessuno ti obbliga comunque. Ma nessuno ti obbliga. Dipende. Però ti vedi Moro che si deve fare la ceretta. Ah, io me la sono già fatta una volta la ceretta. Allora, 100 euro al giorno. 100 euro al giorno? Entrambi. Ok. Però, quando vi svegliate, per un'ora, avete le gambe come se foste stati sul water tutta... Sei presente quando ti vengono tutte le punte? Le punte per un'ora. Le formichine? Sì. Per un'ora intera? Per un'ora intera. Ahia. Che appoggi il piede fa... che ma fa 100 al mese? Al giorno. Al giorno. Fatta. Soffro, cazzo. Sbatto per un'ora al giorno 100 euro. Tutte le mattine? Secondo te non più del bello. No, magari metto la sveglia un'ora prima di dover fare qualcosa. Va bene, Jules. Con Esprit è facile, come avete detto. Farti comunque bella ragazza del mondo, però... Però li vedi come Esprit. La faccia e basta. Sì. Palle che aspetto non c'è domani. È vero. Devi fare devi istruirsi, comunicazione vuol dire che devi istruirti. E devi questo braccio di merda che se non intralci la chat devo stare. Sei lo chef migliore del mondo. Ok, ma non hai i piedi. E come faccio a stare in piedi? Non ci stai. E come faccio a fare lo chef? Tutte le cucine sono almeno alte così. E ti metterà qualcuno che ti tiene su? Non lo so, questo è un problema tuo, non me ne frega niente. Io ti dico che tu, miglior chef del mondo, stellatissimo, ci cioè pagano fior di denari per mangiare dove cucini tu, però... 3.000 euro al mese, però dobbiamo far vincere il zuppa di culo. No. Ah, sì, fatta. Al mese, poi. Sempre. No, devi far vincere il zuppa di culo, faccio vincere anche sempre. Cioè... Tanto sarà una vittoria non memorevole. Chi è ospite di chi in questa live a sorpresa? Ma sono casa mia, la mia live, ma sei scemo?
registrano le protesi. Per i piedi? Sì. Non ti fa stare in piedi? Penso servono quelle protesi. Non so come funziona. Alla fine c'è i moncherini, però ti metti, cioè, ti metti una scarpa. Che è davvero una scarpa legata, penso, al polpaccio. Una scarpa piena. Sarà una scarpa piena legata, sì, al polpaccio. Cos'è, leggerissima. No, scusa, cioè, come i tutori alla fine. Alla fine, vedi. Però che cazzo me ne fai, sono il cuoco più bravo del mondo. Che cazzo, una soddisfazione personale, no? Eh sì. No, senti, come questo, tu, Kendrick Lamar, tu sei sempre in forma, cioè non c'è più la panzetta, non c'è... Salute. Grazie. Non c'è nessun acciacco mai, anche fumandoti 8 pacchetti di sigarette, mangiando per dire, non mangiando la merda. Tu stai sempre bene, sempre bene, non puoi star male, non c'è nessuna malattia né niente, cioè, sei immune alle malattie, come su Skyrim, però devi muoverti solamente con mezzi antiquati. Sto già come, bene sempre adesso, come, ma meglio, sei più in forma, più muscoloso, ma sempre anche, atletico, no, soprattutto fico, questo diventi molto più continua nell'arco di tutta la tua vita, starai sempre bene, starei per sempre bene, scusa, anche a 100 anni. Ma i mezzi antiquati, poi tanto, cioè, mezzi antiquati, tipo definisci mezzi antiquati la bicicletta, quella lì con la ruota gigante davanti, quella lì, cioè, sì, guarda, la prima automobile, quella lì che va con la manetta. A Fermiano c'è un paglio del biciclo, lo so, ma tu devi andare in giro sempre con quell'affare lì, poi sì, l'aereo non lo puoi prendere. No. Non ho mai preso ancora, quindi. Però il treno sì. Non puoi prendere neanche il treno. Il regionale è antiquato. No, il faccio bianco quasi. No. Il massimo che puoi avere è una locomotiva a carbone. Non esistono. Questo è un problema tuo. Cioè, magari te lo procurano, insomma. Magari. Te lo facciamo avere, ok? Sta nel patto. Tutti questi mezzi sono a tua disposizione gratuito. Cioè, c'è l'orario anche per la tua locomotiva, che ci metti 6 giorni andare da qui. Fatta, perché a Milano. La salute è prima di tutto, quindi fatta. Allora, ragazzi, sì. 300 euro al mese, ok. Ma per il resto della vostra vita, sì, dove siete voi, pioverà. Zero. Dove siete voi? Zero. Zero. Quanti ne abbiamo persi? 4.000, fammi vedere quanta gente è rimasta. È rimasto nessuno, solo triste. Non è vero. No. Guarda che si vede lo sventolame. Lo spinner. Allora? Eccolo. Eccoci. Perché dove? No. Un wifi che fa schifo, porca miseria. Eccoci. Guarda. No. Eccoci. Giallino, verde. 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 Ok. No? No. Verde. Okay. Siamo okay. Tornati. No. Ma l'hai detto. L'ha maledetto detto. O maledetto, scusa. Maledetto. Maledetta. Porco cane. Non si riesce, Non si riesce. Non è stabile. Non si riesce. Niente. Ok. 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 No? Ok. Ok. Stavo dicendo. No. Sì. Stavo dicendo. Sì. Tre. No. Dicevi. Dicevo. Sì. 300 euro al mese. No. Non lo dire. 200 euro al mese. No, 300 avevi detto. Non 300 cambia. Euro al mese. Sì. Però per il resto della vostra vita, dove siete voi, piove? No. No. A parte che sono pochissimi 300 euro al mese, perché dovrei accettare? 1000. Facciamo così, accetto i 1000, ma nel mese in cui vado in vacanza non mi paghi. No. Cioè non mi paghi e non piove, chiaramente. No, piove continuamente. No, allora non me ne frega niente. E qua sbagli. Perché? Sai perché? Perché sì. Potresti farti pagare per andare in luoghi. Ma non me ne frega niente, cioè devo vivere in merda. Sai che vantaggio per la società essere... Ma non me ne frega niente, ma sì, ho capito, devo fare fattozzi, ho sì? Capito, no. Mai. Porca miseria. Ah. Ti puoi leccare i gomiti con il mignolo e indice destro attaccati insieme. Sei il più bravo surfista del mondo. Non lo sbatto. Ma?
No, ma questo, questo non ne frega niente a nessuno. Neanche a me, infatti. E vabbè. Quanto però vediamo. Ciao, Giobbetta. Ciao, Giobbi. Allora. Vabbè. Me l'ha fatto stamattina quello. Ti svegli ogni mattina alle 6. Vivi alla grande. Cosa vuol dire vivi alla grande? Alla grande. Ti svegli, madonna, e pum pum pum. Non mi sveglio stanco. Sì. Ah. No. No, scusa, vivi alla grande, già se sono stanco non è alla grande. Vivi alla grande, però devi svegliarti per forza alle 6 del mattino e sei da solo. Vedi, se non lo fai da solo, si sta aggiungendo e muori solo. No, no, si da solo nel senso che cioè, chi c'è in giro alle 6 della mattina? Su di esse non c'è nessuno, Karim forse. Hai visto? E me l'ha fatto. Faccio una fusione, come mi sono scordato. Che minchia, che double. Mamma mia, clippatela questa. I fagioli non ti fanno scorreggiare, però puoi mangiare solo pasta e fagioli. No, no. Non è tornato. Vado matto per i fagioli. Ma non vedi matto per un cazzo. Tu. No, ma io, allora io le cose le mangio. Perché però le mangio. Però non ti piace niente. No, però mi piacciono alcune cose. Vai a caccare. Tutto qua. Qual è il tuo sport preferito? Me lo dici. Curling. Sì. Devi sceglierne uno. Il tuo sport preferito. E sei il migliore in quello sport. Il mio, cioè, allora. Che tu scendi in campo e sai di essere al 100% il più forte a fare quella cosa. Si sfrutta. Jack. Grazie mille, Jack. Scegli. Poi dopo da lì decidiamo. Come muoverci. 2000 euro al mese, ma fai uscire un gioco al mese. Sì, paffina. Per la vita. Per me, tutta la vita. Allora, qual è il mio sport preferito? Cazzo, non so. Che basket. Sei il miglior baschettaro del mondo. Basta, finire. Quindi sei di colore. Va bene. Devi per non forza, se vuoi essere... No, se vuoi essere il miglior baschettaro del mondo, devi essere di colore. Chiaro, devi essere di colore, alto 2 metri. Pelato. Va bene. Quel cazzo piccolo però non c'entra perché sennò lui già voleva non ci credo più va bene sono mica veneto io cosa c'entra per forza sei africano hai come superpotere il volo ma non sai atterrare ah sì, che c'è la faccia da pirla skate 3 mesi gingerli a lei barra noi barra voi barra essi barra vossia continua così DPS vogliamo scoprire cosa devi fare con Karim e il tizio. Minore di sottolineatura, minore di... minore di sottolineatura, minore. E non te lo dico. No. Non te lo dico. Buon bronzo, però. Avete visto Indiavolato, no? Io no. Indiavolato, il desiderio sì. Del basket. È quello... cioè, è su Netflix, tra l'altro, Indiavolato. Ce lo guardiamo. Ma... non è niente di che. Allora ce lo guardiamo. Ma non ha senso, Federico, scusa. €3.000 al mese se ti prendiamo i ubriachi, no? Beh, non è il posto sbornio, perché tanto lo sei sempre. Ce l'ho, attenzione a Cichipe. Dai. Adesso tira fuori una cazzata delle sicuro, sì. Che non è buona. Un all data. Sì. Però non la sta dicendo. Ce l'ho, non è vero. 500 euro al mese, però ogni volta che ti alzi c'è il mio moto nel letto che si caga. 2000 al mese, ma ti puoi lavare una volta al mese. No. No. Ma no. L'abbiamo smerdata subito. Che figura, Robby. C'è il mio braccio dietro, vedi? Scusami. Cosa ridi? Qui te la sparo altissima. Vai. 10.000 euro al mese. Però non ho il corpo. E possiedi un carlino immortale. Ok. Che passa 24 ore su 24. Cagarti in giro per casa. No. A fissarti. Qualunque cosa tu faccia,
Lui sta al massimo un metro da te. Il Carlino è mio. C'è questo Carlino. C'è questo Carlino che sta a un metro da te, quindi è lì e ti fissa dritto. Un altro cane. No. No, il Carlino deve essere. Che ti fissa. Va bene. Lo posso picchiare. Ah, no. Sì, mi ricordo. Sei quello no, che ce la faccia da pirla. Okay. È immortale. Grazie mille, Rave. No, no, è duro. Mortale, però lo posso picchiare. No, no, ti fai male. Morde. Morde. Certo che morde. Cioè, scusa, perché... Cioè, Carlino non morde, cazzo morde. Ti stacca una mano se ci provi. Si tramuta in una bestia. Ah, sì, mi ricordo. Sei quello che ce la faccia da pirla. Lorbus, grazie mille. Quindi va bene? Sempre un Carlino a un metro da te? Sì. Accetti anche tu? Così, quasi sì. In qualunque situazione, in vasca da bagno, nei momenti intimi con la tua signora, in aereo, in doccia, al matrimonio di tua figlia. Nel momento in cui mia figlia nasce. Cioè, la nascita di tua figlia, sei lì. E sei il Carlino. Con la bava. Dopo ci fai in gratitudine. Infatti, dopo un po' dici, boh. Ti svegli di notte, devi andare in bagno e c'è il Carlino che... ma lo sai, però. Che ti segue, infatti. Quanto lo sai. E te lo trovi nei posti. Sì, sì, sì. Poi devo trovare il Carlino. Sì. Ah, Dio mio. Si può mettere uno scatolone sopra il corpo? Sì. 1000 euro al mese. Ok. Però almeno una volta al giorno devi passare in piazza col finestrino tirato giù con musica di merda, tipo il pagante. Sì, figa, però mi porta via un'ora almeno andare fino in centro. Con quello prendi 1000 euro al mese per fare sta stronzata. Va bene, dai, l'accetto. Però la gente cosa... Pensa che sia un maleducato di merda. È un tamarro che ascolta musica del cazzo e ti odiano tutti quelli che sentono. Vabbè, non ne frega niente, tanto non sono persone che conosco. Quindi... Posso mettermi una maschera? No. Fare così puoi con avere, la mano. Puoi avere i finestrini oscurati. Ma sono però devono essere abbassati, quindi ti incubi. Io non accetto. Un culo, corno. Ma corno non capisce niente. No. Corner. 1000 euro al mese e devi ascoltarti almeno una volta a settimana una canzone di Guns N' Roses. Sì, vabbè, no, va bene. 1000 euro al mese e ti devi ascoltare ogni giorno, anche per te, Poison di Alice Cooper. È bella. È bellissima. Accetto. Accetto perché non è così tanto brutta, però. Non capisci niente, è bella. È bella. È una bella canzone. Va bene. Puoi andare in qualunque supermercato e avere del cibo gratuito. Questa è old. Che stronza la Roberta di merda. In cambio di farti ogni settimana un solo taglio sulla, con la carta sulle mani. Sei zitto, stronzo. Brucia. No. Beh, io accetto. No, il dolore fa male. Cosa accetti? Ogni settimana. Accetti? Stai zitto! Sono 4 tagli a mese. Lo rifai sempre. Devo stare così per sempre. Sempre nello stesso punto! Che scava poi! Stai zitto! Ti prendi il foglio per così! Sono diventato Igor! Cibo gratuito in qualunque ristorante, in qualunque luogo. Sì. Però moro così. Tutte le persone ti insultano. Sì. Mentre sei lì. Sì. No. Insultano cattivissime, insultano di merda, fastidiose. Stanno lì e ti urlano dietro che fai cagare, che sei una merda. Anche mentre sei al sushi, dove abbiamo mangiato stasera, buonissimo. Buono, molto buono. Altro che la merda che andiamo a mangiare a Milano. Fanculo, Robby. Mi sto qua tenendo le mani, mi sto tenendo. E perché te non hai visto l'ultimo Pirati dei Caraibi? Eh no. Rosso. Sei zitto, giallo. Stai, spoiler. Tipo solo che c'è un'unghia. No! Un'unghia no! No, che c'ho tra mano! Me ne sbatto! Stronzo! No. E le devo premere per non farle staccare. Ed è un'unghia del piede. Come faccio quella del piede? Spoilerissimo, tra l'altro. È una cosa importantissima nella trama. Immagino. Mm.
Puoi andare a vedere qualunque film gratuito, appunto questo qui. È qualunque film gratuito, ho sbagliato da dire. Gratuitamente. Ok. Ma? Per sempre, cioè comunque vai al cinema e c'è sempre un bel posto tutto quanto. Però, quello a fianco a te usa il cellulare guardando Facebook tutto il tempo, tutta la proiezione. Va bene. Siete delle merde. Esatto. Esatto. Tanto no. Comunque già cagare succede comunque. Non è infatti. Che... Se mi pagano va bene. Cioè, se mi no. Pagano, se mi... Il film, nel senso sì, non lo pago. Cioè, è il film brutto però. Cioè, c'è questa luce perennemente che ti scava nell'occhio. Perché non è che lo apre ogni tanto. No, no, no. Pagina bianca sì, su sì. Facebook tutto il tempo con la luminosità al massimo. Va bene. Ops, la Robby è una che fa così. Sì. Infatti la odio. Cioè, quando... lei mi scrive, le scrivo, cosa stai facendo? Sono al cinema, sei una testa di cazzo. La mia risposta base. Cioè, che cazzo vuol dire? Mamma mia. Mamma mia. Rosso, arancio, giallo. Limone, verde. Verdissimo. Che cazzo vuol dire 600 lire al tuo peggior nemico? Puoi andare al cinema gratuitamente, ma di ogni film ti dicono il finale. Che stronzi, però. All'entrata, però. Sì. Te compri il biglietto e c'è scritto il finale. Che non è che te lo dicono molto prima, no? Te lo dicono subito. Sì. Beh, che sei fresco, proprio, arrivi. E c'è il hype. Muore. Voglio vedere gli Avengers. Muoiono. Intanto alla fine muore. E vai dentro un pezzo. Però tu puoi fare lo stronzo. Aspetta, puoi far apparire le monete d'oro dall'aria. Ma hai paura che qualsiasi oggetto che hai vicino possa uccidere te o qualcuno che ti sta vicino. Cos'è il leprechaun, Luke? Perché, se no c'è Remida, tutto quello che tocchi diventa d'oro. Aspetta, se mi devo fare una zaganella... Diventa d'oro. Che storia, però. Una zaganella, tra l'altro. Goldmember diventa. Eh sì. Questa notizia ti caghi addosso, va bene, può capitare. Quello capita anche spesso. No, come? No, che tristezza, no? Fastidio. Vabbè, poi ci fai l'abitudine se ti trema la sedia. Tutti gli stand-up comedy e film comici sempre gratis, però ogni volta che ti viene da ridere ti pisci addosso. Se ti pisci sotto da ridere sempre. Però vabbè, gratis anche, tu puoi andare a vedere Louis C.K., ti pagano anche il viaggio. Cioè, non paghi niente. Tu vai lì, sei da lui sì che... E mi piscio. Ti piscio addosso. E lui... Però sei in prima fila, perché è anche un bel posto, e lui ti vede. Vede che ti sei bagnato. Quindi, insomma, fai anche la figura. No. Però sei arrivato lì gratis, posto no, magari mi fa piacere che ti sei bagnato. Non è un complimento. Decidi tu. Poi... Questa è casa mia. Puoi usare un pannolone. Squall Leaf, no? Squall Final Fantasy 8, va bene, grazie mille. 1000 euro al giorno, però puoi giocare solo con console della generazione precedente all'ultima uscita, sì. Quanto al giorno? 1000, sì. Tutta la vita. Beh, sì. Stai scherzando, PlayStation 2, PlayStation 3, stai scherzando, io la 3 non ce l'ho mai avuta. In culo, me ne sbatto, guarda, ma neanche ci gioco. Dobbiamo chiudere il canale, però. Il batto con guarda retro gaming diventa un Instagram star. A parte che noi facciamo Gmod che ha voglia se uscito. Non capite, tutti i film gratis ma l'audio fuori sync. No. Può sembrarti PC che vuoi gratuitamente, ma ogni due ore si spegne la ventola della CPU e devi raffreddare soffiato fortissimo. No, mi compro una ventola migliore. Ogni volta che vuoi puoi farti le donne più belle del mondo a tua scelta, ma ogni volta che eiaculi hai l'emicrania per tutti i 3 giorni successivi. Zero. Palle. Zero. Zero. Palle, però vabbè, salutiamo e chiudiamo anche, perché qua si è fatta una certa, abbiamo perso un sacco di gente, che fortuna a sbafferare, quindi niente.
mi dispiace per questa cosa, vedremo di migliorare domani mattina. Eh no, domani mattina la live non la, la faccio magari appena sveglio, adesso vediamo. No, cosa fai? Scusa, che ora dobbiamo partire? Partiamo per le 9. Non la faccio. La vuoi far dalle... La facciamo in macchina. Dalle 7:30 alle 8:30. La facciamo in macchina. Su Twitch. Facciamo in macchina. Vabbè. In macchina. Va bene. Brum brum. Scooteroni. Aia. Cosa? Vabbè, ci vediamo domani. Che dite? Ciao, direi di sì. Salutate voi, non salutate, me l'educa. Ciao. Ciao. Mi ciao, amici. Mi ha dato le viste. Non ho pure tanto lasciato in quel momento.